Ciao a tutti e benvenuti a questo video in cui vi parlerò di alcune letture di autori italiani che ho letto negli ultimi mesi. Incominciamo dall'autore più noto, di Paolo Cognetti, Sofia si veste sempre di nero. Sofia si veste sempre di nero non è propriamente un romanzo, è una raccolta di racconti in sequenza temporale che hanno come fulcro della narrazione il personaggio di Sofia. Si parte dall'infanzia di questa ragazza, che si vede crescere man mano attraverso i propri occhi e soprattutto gli occhi dei suoi familiari, dei personaggi di contorno, e ognuno ha un piccolo spazio, ovvero ognuno è protagonista di un racconto, fino ad arrivare all'ultimo racconto che chiude un po' l'arco di questo personaggio, che non è affatto un familiare di Sofia, quanto più un punto di vista completamente esterno, forse identificabile con l'autore, comunque con un narratore, una persona che scrive i libri. Ma andiamo per gradi. La raccolta si apre con l'infanzia di Sofia, una ragazza problematica che avrà suoi problemi che vanno al di là della natura prettamente adolescenziale degli anni che seguiamo, e sostanzialmente un personaggio che a me non è piaciuto moltissimo. Chi mi sono piaciuti, perché alla fine ha dato per assodato che lo stile di Cognetti è sicuramente molto essenziale ma anche molto elegante, quindi dal punto di vista narrativo è sicuramente uno scrittore valido. I protagonisti che mi sono piaciuti di più nei racconti sono rispettivamente il papà di Sofia e sua zia, cioè la sorella del padre. Sofia si veste sempre di nero è ambientato dalla fine degli anni 70, sostanzialmente primi anni 2000, quindi segue quell'arco temporale della storia d'Italia, quindi è comunque un romanzo che descrive un certo contesto temporale. Vorrebbe essere una sottospecie di saga familiare ambientato nell'Italia che evolve, un po' come era stato, scusate il confronto un po' azzardato, La meglio gioventù di Mario Tullio Giordano dal punto di vista dei film. Ovviamente Sofia si veste sempre di nero è comunque ambientato in un periodo più ristretto e non ha quella sensazione di forzatura per la quale tutti i personaggi in qualche modo sono coinvolti nei grandi eventi dell'Italia degli ultimi 50 anni. Nel caso specifico di Sofia si veste sempre di nero abbiamo la zia di Sofia, che è stata brigatista, comunque si sottintende che sia stata parte di un movimento radicale di terrorismo orientato politicamente, tant'è che a un certo punto scapperà dall'Italia, ma poi ci si rende conto che sostanzialmente questo breve accenno è più per ambientare il romanzo, perché non essendosi mai macchiata le mani di sangue, sarà una terrorista praticamente ignorata nel momento in cui rientrerà in Italia, e sarà anche un po' la guida, il riferimento parentale di Sofia, laddove i suoi genitori vengono a mancare da quel punto di vista, vengono a mancare dal punto di vista educativo e di supporto al personaggio. Quindi comunque sono due solitudini che si vengono a incontrare e che non hanno molto da insegnare l'una all'altra, secondo me. Il protagonista che mi è piaciuto di più in assoluto è sicuramente invece il padre di Sofia, che sembra quasi voler essere condannato dagli eventi, questo personaggio triste che si ritrova in un lavoro che gli dà poche soddisfazioni, poche crescita personale, si darà addirittura all'adulterio, però devo dire è il personaggio più umano e più comprensibile nonostante tutto del romanzo. Come vedete ho detto romanzo ed è forse un lapsus freudiano, ma non troppo. Il respiro che alla fine Cognetti dà a Sofia si veste sempre di nero, più che della raccolta di racconti, alla fine è proprio di un vero e proprio romanzo multicorale, molti point of view, però
è sempre con quel respiro lì, non si esaurisce mai nel raccontino di per sé. Comunque, pur volendo vedere la qualità dello scritto e anche delle vicende narrate, io sono rimasto abbastanza freddo nei confronti di questo libro. Penso che si percepisca anche nella fatica con cui sto cercando di tirar fuori queste poche considerazioni. Lo consiglierei, forse, sì, lo consiglierei per chi ha tempo da dedicarci così, forse a tempo perso. Alla luce del fatto che è stato fatto un battage pubblicitario piuttosto insistente su Paolo Cognetti, soprattutto su questo libro, no, non sicuramente non soddisfa l'hype che ha sollevato. I prossimi libri di cui vi parlerò invece non sono usciti propriamente in libreria, uno di questi sì, però si è perso un po'. La caratteristica che li accomuna è il fatto che sono stati segnalati e venduti man mano sull'offerta del giorno di Amazon.com, quindi stiamo parlando di ebook per Amazon Kindle. Io ringrazio questa offerta del giorno di Amazon perché non solo mi permette di agguantare le mani su libri che mi interessano, ma magari per cui ho il pudore di spendere molti soldi e le offerte di Amazon solitamente si aggirano attorno tra l'euro e 3 euro e quindi sono molto allettanti, ma ogni tanto permette anche di scoprire alcune chicche nascoste che magari in libreria non ci sono passate per niente o si perdono nella massa delle novità che escono ogni settimana. Incominciamo quindi di Filippo Tuena, Il volo dell'occasione. Libro molto molto particolare, è ambientato a Parigi, ma è una Parigi così onirica da non fare invidia alla Praga del Golem di Meyrink. O se volete un confronto più blando, ma molto molto più blando, alla Barcellona dei libri di Zaffon. Si avvicina decisamente a quella di Meyrink. Non soltanto perché Tuena non è propriamente un narratore, ma è un poeta prestato in questo caso a un romanzo breve, ma anche perché veramente ha quelle caratteristiche sospese di onericità che sono molto più tipiche della letteratura mitteleuropea, e quindi un po' di quel realismo magico che si aveva nell'aria boema all'inizio del secolo. Insomma, stiamo cadendo dalle parti dello stile tipico degli autori che orbitavano attorno al Caffè Arco di Praga, e quindi stiamo parlando del gruppo di Kafka. Sento di non stare esagerando in questo confronto e ne va tutto a merito di Filippo Tuena, che è riuscito a costruire questa storia molto particolare, molto di atmosfera, perché effettivamente si può dire che è sicuramente Il volo dell'occasione un racconto di atmosfera, ma in poche parole, senza rovinare troppo. È la storia di un flaneur, una persona che ama passeggiare per le città e quindi è un perdigiorno sostanzialmente, ma un perdigiorno corto, che assiste a una scenata di gelosia in un caffè, fino a che non si rende conto che questa scenata di gelosia si ripete a ritmo regolare, esattamente come la vede la prima volta, e non passa molto tempo per scoprire che i protagonisti di questo diverbio in realtà sono dei fantasmi che sono condannati a ripetere l'ultimo giorno della loro vita. E lui, incuriosito e ossessionato da questa storia, che va ovviamente a scoprire dipanandosi nel corso del breve romanzo, ne sarà catturato forse a livelli addirittura di perdere tutto nella vita. Come dicevo, è un racconto di atmosfera e quindi è tutto nella narrazione e io lo consiglio assolutamente. È una bellissima scoperta da parte di Amazon Kindle. Temi un po' similari ad alcuni dei racconti di Sofia si veste sempre di nero, di Vittorio De Grassi, Le colpe degli altri. Le colpe degli altri è un libro che richiama sempre gli anni di piombo, ma lo fa attraverso una storia di vendetta privata. E in questo caso stiamo parlando della figlia di uno dei terroristi che si vendicherà sulla persona che ritiene responsabile della morte di sua madre. La piega del romanzo a un certo punto è inaspettata,
se passate un po' il confronto azzardato anche in questo caso, diventa una specie di mise, non deve morire. No, sto scherzando. C'è un rapimento e appunto c'è lo sviluppo di una sindrome di Stoccolma da parte dei protagonisti, sia del rapito che della rapitrice. È, come stavo dicendo, un racconto personale di vendetta che ha come sfondo le conseguenze degli anni di piombo. È scritto benissimo e come thriller non è per niente male, e anche come romanzo psicologico devo dire che si regge piuttosto bene. Un altro romanzo che mi ha fatto piacere leggere e scoprire grazie a Kindle. Per ultimo, di Stefano Baldi, Sia fatta la tua volontà. Allora, non parlerò con grande imbarazzo di questo romanzo, qualcuno potrebbe avere delle remore a farlo. Perché? Perché Stefano Baldi ha scritto soltanto questo romanzo e poi è morto di un male incurabile. E io non ritengo di dover fare l'apologia di l'unico scritto di un autore il cui unico scritto non mi è piaciuto. Se fatta la tua volontà, intendiamoci, è scritto bene, è scritto in un buon linguaggio italiano, che poteva essere soggetto sinceramente a un po' di editing, senza appunto aver l'imbarazzo di intervenire sul testo, su un testo postumo, perché purtroppo è stato pubblicato postumo, e ha un inizio molto calzante e anche molto ironico, e devo dire, la prima metà del romanzo si regge abbastanza bene. È una lettura piacevole, scorrevole e che affronta la malattia del protagonista, che fa un po' da specchio alla malattia dell'autore, con la dovuta dose di autoironia e di leggerezza, nonostante il tema. Non stiamo andando sui livelli di Colpa delle stelle di Green, per carità. Cioè, il livello di leggerezza con cui è confrontato Colpa delle stelle, Stefano Baldi se lo sognava, mi spiace per lui. Poi, purtroppo, il romanzo cade nell'apologia evangelica e mi rendo conto che questo sicuramente è un mio gusto personale, che ho sempre avuto difficoltà a immedesimarmi nell'evangelizzazione in mezzo narrazione, però dalla metà in poi il protagonista, che è sempre stato un po' collegato alla religione, che quasi si potrebbe definire tranquillamente ateo, si scopre molto religioso e molto pio all'improvviso a causa della malattia, il ravvicinamento con il suo parroco d'infanzia, e aiutando una ragazza disperata che dopo un'immigrazione clandestina viene costretta a prostituirsi. Quel punto in poi il romanzo è abbastanza melassa, poco credibile, troppo edificante, si perde parecchio. Probabilmente, se qualcuno avesse avuto il coraggio, e questo io non so se dipende dalla volontà dell'autore, della famiglia, insomma, se qualcuno avesse avuto il coraggio di fare un po' di editing al romanzo, nonostante il tema di fondo, che non è nelle mie corde, il romanzo sarebbe stato sicuramente più apprezzabile. La prima metà comunque mi ha preso e mi è piaciuta. Lo stile, come ho detto, poteva anche rivelare un buon autore italiano, e noi quanto ne abbiamo bisogno. Probabilmente Stefano Baldi, se fosse vissuto sufficientemente, avrebbe potuto lui stesso editare il romanzo sotto dei buoni consigli di un editore, se non si fosse forse puntato un po' troppo su questo effetto pubblicitario di parallelo tra il protagonista e l'autore. Mi spiace perché potenzialmente abbiamo perso una buona penna. Con questo video chiudo le recensioni tematiche. Ce ne sarebbe un ultimo di tema, quello della mitologia, dell'antropologia attraverso la Madonna di Fraser, ma è effettivamente un solo libro, quindi mi sembra stupido dire che farò un video tematico sul Ramodoro di Fraser. Farò un video sul Ramodoro di Fraser quando avrò il tempo di riordinare un attimo le idee, perché è un libro veramente corposo.
Nel frattempo ringrazio tutti i nuovi iscritti, ce ne sono stati parecchi e la cosa mi fa molto piacere perché non sono qui di fronte per parlare da solo a una videocamera e avvicinandosi il periodo estivo forse ci sarà un diradamento dei video, però sicuramente poi a settembre si riprende a tempo pieno, quindi abbiate pazienza e non abbiate timore che sparisca perché comunque di cose da dire ne ho. Compreso alcuni progettini che però non mi azzardo ad anticipare perché purtroppo quelli sono soggetti molto alla mia volubile ispirazione. Grazie a tutti e al prossimo video.